Bentornati, ben ritrovati in un altro Sai Che qui su Hermes Channel Web TV. E oggi in particolare che cosa si parla? Di che cosa possiamo parlare? Ma possiamo parlare delle tradizioni, le antiche tradizioni, però in questo caso in particolare della birra artigianale. Siamo stati in una birreria artigianale a Castellana Grotte che si chiama Lieveteria. E abbiamo un servizietto per voi molto importante. Sì, infatti ci spiegherà il nostro Angelo Ruggero, nonché home brewing e birraio, come viene prodotta la birra, quali sono gli ingredienti, come si fa a dare i sapori e i colori alla birra artigianale. Quindi è molto molto interessante e perché a quanto pare Angelo vi può anche suggerire come farla in casa. Che è proprio da vedere questo video allora. Però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e cliccate mi piace su tutti i video che vi piacciono. E a me tocca sempre dire di mettere la campanellina perché ogni volta che noi metteremo un nuovo video voi lo scoprirete subito. Esatto, tutto qua. Perfetto, e adesso vediamo il video. Ciao a tutti. Oggi ci troviamo in birrificio artigianale Lieveteria di Pasquale Rinaldi e Angelo Lovece di Castellana Grotte. Siamo in compagnia di Angelo Ruggiero, birraio, docente e autore di Home Brewing. Oggi a Sai Che parliamo di come viene prodotta la birra artigianale. Angelo, cominciamo subito. Che cos'è la birra artigianale? Ciao, sono Angelo. Dunque, la birra artigianale è una birra di qualità con ingredienti di qualità e tecniche che ne esaltino la qualità. Non è detto che con stesse tecniche e stessi ingredienti si arrivi direttamente alla qualità di cui stiamo parlando, ma è importante distinguerla da birra commerciale, birra industriale, che hanno come obiettivo semplicemente profitti economici e un livellamento del gusto. Le birre artigianali, invece, nate da produzioni spesso casalinghe nei decenni passati, partendo dalle produzioni americane, ma dalle grandi tradizioni europee, invece esaltano la diversità della birra, la diversità dei suoi ingredienti e il gusto che viene esaltato da alcuni di questi ingredienti. Quali sono gli ingredienti per fare la birra artigianale? Dunque, per produrre birra artigianale, gli ingredienti sono quattro. Innanzitutto l'acqua, che compone la maggior parte della percentuale degli ingredienti. C'è il cereale, che è il malto d'orzo solitamente, che viene sminuzzato e va messo in infusione nell'acqua. Poi c'è il lievito, che va a fermentare gli zuccheri prodotti dall'ammostamento del malto d'orzo o di altri cereali. E infine il luppolo, che viene utilizzato a fine processo per conferire una parte amara alla bevanda. Ok, Angelo, qual è il processo di produzione? Allora, si parte dall'acqua ovviamente, che va scaldata intorno alla temperatura di 60 gradi all'incirca. Precedentemente vanno macinati i cereali, il malto d'orzo quindi soprattutto. Si macina per permettere all'acqua di entrare all'interno dei chicchi e in questo modo estrarre gli amidi presenti all'interno. Durante l'ammostamento gli enzimi contenuti a loro volta all'interno dei chicchi vanno a disintegrare questi amidi rendendoli degli zuccheri. Questi zuccheri serviranno poi al lievito per fermentare. Dopo questo processo di ammostamento va separato il residuo solido dal liquido, quindi si ottiene il mosto filtrandolo dalle cosiddette trebbie del malto. Questo mosto poi va sottoposto a bollitura, quindi si va a bollire per un'ora circa questo mosto. Contemporaneamente, durante la bollitura, si va ad aggiungere il luppolo, quindi si ha contemporaneamente la luppolatura. La luppolatura ha diversi obiettivi, conferisce dell'amaro, conferisce dei sapori e anche degli aromi alla birra. Questo mosto a 100 gradi va poi raffreddato alla temperatura intorno ai 20 gradi circa per permettere al lievito di entrare in funzione.
una temperatura superiore lo ammazzerebbe, abbassando la fermentatura, raffreddando intorno ai 20 gradi, il lievito permette, il lievito ha modo di fermentare questi zuccheri e permettere quindi la fermentazione. Durante la fermentazione quindi abbiamo la produzione di alcol e altri composti. Bello. Quanto tempo invece impiega la birra a fermentare? Dunque, il processo di fermentazione avviene, può avvenire nel giro di una settimana o anche di 20 giorni. Non c'è una regola fissa, non c'è un tempo fisso, dipende dal tipo di lievito impiegato e dal tipo di birra che si vuole produrre. Generalmente si va intorno ai 10-15 giorni di fermentazione, attraverso cui viene prodotto dell'alcol. Viene prodotta della CO2, quindi dell'anidride carbonica, il gas che sta per esempio fuoriuscendo dal grogliatore alle mie spalle, anche degli aromi vengono prodotti ovviamente. Al termine di questa fase di fermentazione è necessaria una breve o lunga, in base al tipo di birra, maturazione, per cui si abbassa la temperatura della birra per permettere ad alcuni composti di precipitare sul fondo, di ripulire a livello estetico, organolettico la birra e renderla pronta per la fase successiva di confezionamento. Beh, adesso mi viene la domanda spontanea, cioè visto che ci sono tante birre più chiare, più scure, più amare, più dolci, perché? Allora, tutto dipende dall'uso degli ingredienti e dalle loro quantità. Per esempio, se voglio produrre una birra chiara semplicemente, utilizzo dei cereali, malto d'orzo o di frumento o altri, che siano chiari, quindi che sono stati maltati con basse temperature, quindi ottengo un malto di un colore chiaro. Per la produzione di birre via via più scure, ambrate fino a colorazioni molto scure, nere, si utilizzano altri malti con colorazione diversa perché vengono più caramellati, quindi sottoposti a temperature più alte durante il processo di produzione di malto, fino ad arrivare quindi a birre scure, semplicemente perché c'è una percentuale di malti tostati. Diverso il caso dei gusti. Il gusto dipende non solo dai malti, ma anche dagli altri ingredienti utilizzati. Il luppolo. Il luppolo mi serve per conferire degli aromi, dell'amaro, che appunto non riesco a conferire con gli altri ingredienti. Ha una capacità di apporto di amaro molto molto elevata il luppolo. Dipende sempre dall'uso che se ne fa, dalla quantità che se ne fa. Più ce ne metto, più amaro e aroma ottengo. Anche il lievito stesso conferisce tantissimi aromi, uno spettro organolettico molto vasto che va da un profilo molto neutro fino ad aromi fruttati, speziati, molto molto complessi. Quindi il gusto è una combinazione di tutti questi ingredienti e soprattutto della mano del birraio, dalla mente e dalle mani di chi mette appunto la sua opera nella produzione di birra. Quindi ci sono anche lieviti diversi? Certo, così come ci sono tante diverse materie prime, diversi malti, diversi luppoli, anche addirittura diversi profili di acqua, non tutte le acque sono uguali, c'è anche una grande varietà sui lieviti. Ci sono lieviti che conferiscono aromi molto semplici che vanno a dare risalto invece agli altri ingredienti, a malti e luppoli soprattutto, così come ci sono lieviti che vanno a prendersi la scena, che conferiscono aromi molto fruttati, molto spinti, addirittura con delle punte di spezie. Si usa dire in questo modo, cioè che il mosto viene prodotto dal birraio, ma è il lievito che poi produce la birra, perché appunto va a lavorare gli zuccheri, va a lavorare tutti gli altri ingredienti e poi va a restituirci il suo prodotto di scarto, l'alcol, che per noi invece è il prodotto di interesse. Wow! E da cosa dipende la gradazione della birra? La gradazione dipende da quanti zuccheri sono presenti all'interno del mosto che viene prodotto. Più malto impiego vuol dire che più amidi riesco a tirar fuori, vuol dire che più zuccheri riesco a tirar fuori durante l'ammostamento. Il lievito trasforma quindi gli zuccheri in grado alcolico, in alcol quindi, anche in altri prodotti come anidride carbonica e aromi, ma l'alcol quindi viene determinato dal suo lavoro, dal lavoro del lievito che parte da zuccheri e ci restituisce i suoi sottoprodotti. Quindi ogni birra ha la sua ricetta praticamente? Sì, per ogni birra possiamo dire che cambia tutto, cambia la scelta degli ingredienti e la loro quantità. A volte basta cambiare un solo ingrediente o una piccola percentuale di quell'ingrediente che viene fuori una birra diversa.
più o meno simile ad altre, ma decisamente diversa. E questo è il bello anche della produzione. Ogni produzione e ogni birrificio si distingue per un gusto particolare e quindi è bello anche per il consumatore riuscire a distinguere le differenze e gustare questi prodotti. Quindi posso fare anche la birra in casa? Sì, si può fare anche in casa. Chiaramente è più complesso rispetto a quella che si fa in birrificio, perché semplicemente l'attrezzatura bisogna un po' procurarsela, a volte anche costruirsela, però in scala rispetto a un birrificio si può fare, quindi con delle pentole riscaldate, con del gas appunto, oppure con pentole elettriche, andando con chiaramente ricette anche qui che seguono degli stili, delle tradizioni di riferimento, si riesce a produrre birra in casa. Ho cominciato anche in questo modo, si comincia con delle piccole prove, con birre che via via vengono sempre meglio, studiando, viaggiando e approfondendo la tecnica si riesce a produrre dell'ottima birra anche in casa. Angelo, grazie mille, è stato veramente molto interessante. Grazie, grazie a voi, è stato un piacere e alla salute. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.